sono 673 nel solo 2021 i casi di liti e violenze in famiglia di cui si sta occupando la Procura di Cosenza. Per fortuna non tutti gravi, anche se purtroppo ci sono stati due casi di femminicidio. I dati sono stati diffusi stamattina nel corso del convegno tenutosi a Palazzo Arnone «Se ti fa del male non è amore», promosso dalla Questura nell'ambito delle manifestazioni per la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, che si celebrerà il 25 novembre. La violenza sulle donne purtroppo è un argomento del quale io ho sempre detto vorrei non parlare più, vorrei non dover organizzare più queste giornate, però purtroppo è un fenomeno che ci preoccupa moltissimo e di conseguenza cerchiamo in tutte le maniere, sia a livello preventivo di campagna, sia come poi interventi e quindi di accordi con la magistratura, di affrontarlo nella maniera più incisiva possibile. Come Polizia di Stato noi portiamo avanti, ormai risaputo da qualche anno, la campagna di Questo non è amore, campagna con la quale abbiamo deciso, a livello centrale è stato deciso che è la Polizia di Stato ad andare incontro alle donne, quindi con il nostro camper. Un video ha mostrato alcuni toccanti racconti fatti dalle donne ed è stato sottolineato che nel periodo del lockdown sono purtroppo aumentate le violenze in famiglia e per fortuna anche le denunce. Le denunce sono aumentate, noi abbiamo comunque uno spettro scuro di situazioni anche particolarmente gravi, in cui la denuncia non c'è. Questo frena l'attività repressiva, ma quello che intendo sottolineare è che la cosa importante è che la repressione non esaurisca l'intervento dello Stato. Qui occorre tanta prevenzione e soprattutto occorre un radicale cambiamento culturale da parte del gruppo sociale che trasformi il suo atteggiamento da padronale ad un atteggiamento invece paritario di rispetto e di sensibilità verso questo tipo di problematica. Il fenomeno è dunque soprattutto culturale e per questo all'incontro sono stati invitati anche tanti giovani.